Ci troviamo ad Orlignan perché la CISL ha organizzato un qualcosa di particolare, vogliamo parlarne? Sì, oggi siamo qui in questo luogo magico e facciamo la nostra assemblea organizzativa, che è un evento che facciamo ogni 2 anni per fare una radiografia della nostra organizzazione, vedere a che punto siamo e soprattutto progettare il nostro futuro. Oggi praticamente mettiamo in risalto i 2 aspetti del sindacato, la parte politica e la parte, tra virgolette, diciamo, possiamo chiamarla sociale? Sì, sicuramente, sono 2 aspetti che oramai sono diventati un tutt'uno. L'aspetto sociale a noi interessa particolarmente perché dove c'è disagio noi ci vogliamo essere con i nostri strumenti, che sono i nostri servizi, il nostro ascolto e mettiamo a disposizione tutto quello che abbiamo proprio perché capiamo che sia un momento di grave difficoltà della nostra società e vogliamo esserci. Diciamo che Orlignan quindi non è una scelta a caso? Assolutamente non è una scelta a caso, qui c'è un sistema denominato Orlignan che funziona molto bene e abbiamo proprio l'intenzione di mutuare questo sistema anche noi per cercare delle soluzioni che si adattino meglio alle, come dire, alle sfide future. Non possiamo non parlare in questo periodo che ci sono decisamente ci sono delle situazioni critiche a livello nazionale, il raffronto che c'è tra l'Italia e la regione, quali sono le differenze, se vogliamo chiamarle così, quali sono le ripercussioni a livello nazionale sulla Valle d'Aosta? Ma sicuramente tutti gli ambiti legislativi nazionali influenzano in certa misura anche la Valle d'Aosta. Per fortuna la Valle d'Aosta ha ancora la possibilità di legiferare su alcuni temi, secondo me è arrivato il momento di farlo in maniera ancora più compiuta. Ecco. Ma il futuro? Il futuro deve nascere assolutamente una nuova consapevolezza che ci deve essere una nuova economia valdostana che possa produrre della ricchezza e gioco forza poi utilizzare le risorse per mantenere il sistema dei servizi che io ritengo assolutamente, come dire, importante e che fa la differenza rispetto alle altre regioni. In ultimo posso chiederle, tutti i proclami che ci sono in questi ultimi giorni, addirittura oggi abbiamo letto sui giornali che disoccupazione è scesa sotto il 10%, però quella giovanile è sempre in crescita. Tutti questi proclami danno un attimino un pensiero, ci staranno raccontando delle verità o ci staranno raccontando giusto per stare tranquilli? Tranquilli sono parole grosse comunque, perché c'è un futuro che vedono roseo anche se noi non lo vediamo. Ma sicuramente il contesto del rilevamento dati va sempre unito a quello che è una percezione che hanno le persone. La situazione della disoccupazione è sicuramente preoccupante, soprattutto rivolta ai giovani che non trovano lavoro e sono costretti a, come dire, soprattutto quelli che hanno anche dei, come dire, dei titoli particolari ad andare all'estero. Questo è veramente, come dire, la piaga più importante che abbiamo rispetto alla disoccupazione. Ovviamente bisogna mettere insieme delle misure che consentano di farli rimanere nel nostro paese proprio perché abbiamo bisogno di queste intelligenze, non possiamo permetterci il lusso di perderle. Ecco. Presidente, è un convegno della CISL con 2 facce, uno politico e l'altro, tra virgolette, rivolto verso il sociale. Diciamo che la cosa interessante è seguire un po' gli sviluppi di questo convegno per capire dove si deve arrivare e cosa si vuole fare soprattutto. Sì, non penso che i 2 argomenti siano separati, nel senso che una delle funzioni della politica è proprio lavorare per il sociale e lavorare contro l'emarginazione. Siamo qui a Orlignan, un centro agricolo dove i disabili hanno trovato uno spazio straordinario per il recupero delle loro capacità, della loro dignità. Ecco. Però è anche il momento per ragionare sul lavoro, sui giovani. Ecco. Anche la Val d'Aosta in questo momento, pur avendo dei dati di disoccupazione in riduzione, cioè in miglioramento, ha dei problemi. Ecco. Il cambiamento di un'economia da agricola a industriale ha provocato dei problemi. Adesso si sta rivedendo tutta una programmazione, eccetera. È chiaro che è necessaria una stabilità politica. L'importanza dei CAF in Italia? Beh, i CAF sono ovviamente un servizio sociale. Noi riusciamo a dare ai cittadini la possibilità di districarsi nella burocrazia infinita, semplifichiamo le procedure e siamo una garanzia anche per lo Stato, per l'Agenzia delle Entrate, per l'INPS. Bisogna pensare che tutta la documentazione che noi in questi anni abbiamo prodotto all'Agenzia delle Entrate e all'INPS ha consentito di evitare tanta evasione fiscale. Proprio perché noi siamo un primo punto in cui il cittadino può evitare di evadere e può mettersi in regola in un modo semplice.
e l'opportunità anche per cittadini meno ambienti che possano finalmente, diciamo, a cuor leggero avvicinarsi a qualcuno che possa seguirli e soprattutto che possa seguirli in modo corretto. Certo, c'è proprio una presa in carico. I nostri sportelli anche qui ad Aosta, in tutta la Valle d'Aosta, sono sportelli in cui la persona viene accolta rispetto ai propri bisogni, a tutte le pratiche che deve fare. Noi svolgiamo pratiche non solo fiscali ma anche di assistenza per chi ha avuto il diritto al reddito di cittadinanza o chi deve produrre un ISE per ottenere un'agevolazione per un servizio comunale. Quindi è una vera e propria presa in carico delle persone di tipo antiburocratico. Possiamo dire che qua vediamo la doppia faccia del sindacato, la parte politica, la parte amministrativa, diciamo rivolta al sociale anche. Infatti l'assemblea organizzativa che oggi si svolge qui in Valle d'Aosta, CISL, è un'assemblea organizzativa che tiene conto di questi aspetti, organizzazione e al proprio interno ovviamente l'aspetto di protagonismo politico, di attuazione di accordi, di contratti, e dall'altra servizi a disposizione soprattutto degli iscritti alla CISL, ma poi di tutta la cittadinanza. Anche Anna Maria Furlano ha avuto essere presente a questo convegno della CISL Valle d'Aosta, diciamo una presenza importante per sottolineare questo argomento. Beh, è una regione importante, oltre che bellissima. Una regione molto laboriosa che ha patito molto la crisi economica e finanziaria, in modo particolare in molti settori che sino a pochi anni fa erano assolutamente trainanti. Quindi un dovere da parte mia, della Segreteria Confederale, partecipare a questa assemblea molto importante, dove parliamo di come aggiornare la macchina organizzativa della CISL, come essere più presenti nelle periferie, in modo da dare i servizi, la nostra vicinanza a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici, ma anche ai tanti cittadini e tante cittadine che si rivolgono in modo particolare ai servizi della CISL, con un occhio particolare ai giovani. Anche i dati occupazionali positivi che ieri abbiamo avuto modo di verificare hanno però un dato negativo, che è quello ancora di un divario nord-sud terribile nel paese in termini di occupazione, vedendo sempre però un'occupazione giovanile fortissima sia al sud ma anche al nord del nostro paese. Quindi i servizi per i giovani, l'orientamento per i giovani, il rapporto scuola-impresa-territorio è per noi assolutamente fondamentale. Quindi vogliamo che la CIS sempre di più sappia offrire risposte a questo nostro importante pezzo di futuro che sono i giovani uomini e le giovani donne nel paese. Due strade che confluiscono un punto solo, il sociale e la politica. Certo, un rapporto molto complicato con la politica, perché oggi il governo non mette al centro il tema dello sviluppo, della crescita, dell'occupazione come priorità. Litigano su tutto, ma in modo particolare alla fine l'attenzione comune è quella di poca priorità sul tema della crescita e del lavoro. Noi unitariamente insieme ai colleghi della CGIL e della UIL abbiamo fatto molte mobilitazioni in questi mesi, abbiamo iniziato il 9 febbraio a Roma una grande manifestazione in piazza San Giovanni e poi sono seguite tante iniziative, scioperi, manifestazioni nazionali da parte delle nostre categorie, sino arrivare recentemente a una manifestazione importante a favore del Sud. È già programmato uno sciopero generale dei trasporti e non ci fermeremo finché il governo non farà cose serie sul lavoro e sulla crescita.
René Benzo è il direttore della Fondazione Sistema Lugnano. Non a caso la CISL ha scelto Sistema Lugnano. Sì, la CISL ha scelto di venire in questo bellissimo luogo per questo loro convegno che parlerà di periferie. Anche Olignan è un luogo di periferia, una bellissima periferia, lo hanno detto tutti gli ospiti che sono stati invitati, ma di fatto parlando di disabilità, di legge 104, ci troviamo alla periferia, periferia del mondo del lavoro, la periferia dell'occupazione. E forse per questo che la Fondazione Sistema Olignan Onlus si trova particolarmente a suo agio a parlare di questo argomento. Una periferia che però deve essere al centro, deve essere il fulcro della società, e quindi ecco che uno sguardo particolare a tutto l'impegno che ci mettete voi, ma a tutte, diciamo, le aggregazioni che fanno e lavorano quotidianamente per il sociale. Beh, innanzitutto nella tua domanda c'è uno spunto per ringraziarti, perché sei sempre particolarmente attento a noi e a quello che facciamo, come noi speriamo lo sia la società che ci sta intorno. Tu sei uno di questi attori e rafforzi con le tue parole ancora di più quello che deve essere il nostro spirito che quotidianamente ci porta a lavorare.